Abbiamo convocato questa conferenza stampa per annunciare e spiegare un po' quali saranno gli appuntamenti del Partito Democratico da qui alle prossime elezioni amministrative. Venerdì scorso abbiamo riunito il coordinamento comunale e abbiamo avviato un confronto su un progetto di base che accompagnerà parallelamente l'attività del Partito Democratico da qui alle prossime elezioni. In questa prima fase si caratterizzerà con la partecipazione a questo progetto e a questi appuntamenti da parte dei circoli del Partito Democratico. Arriveremo poi all'inizio di ottobre con l'approvazione di un documento che delle proposte che emergeranno sarà la sintesi e conterrà le indicazioni programmatiche da seguire. Successivamente avvieremo un confronto con le forze politiche che si riconoscono nei valori del centrosinistra, con le organizzazioni di categoria e con tutte le numerose realtà associative della società civile orvietana e di Orvieto. Con questi noi negli ultimi mesi abbiamo avviato un confronto importante che ha riguardato non soltanto le problematiche e i bisogni, ma ha riguardato anche la necessità di costruire una visione futura e un progetto di sviluppo economico futuro. Viviamo in un territorio in cui la crisi economica è molto pesante, probabilmente molto più pesante di quello che riguarda tutta la nazione, e noi denunciamo il fatto che nulla è stato fatto per costruire quei meccanismi di difesa che in ogni situazione critica sono necessari. Non sono stati utilizzati, secondo noi, tutti quegli asset numerosi che il territorio dispone e che potevano comunque rappresentare un momento e una risposta importante a questa crisi. La crisi è arrivata un po' come è arrivata l'ondata di piena. Ha travolto tutto, gli effetti sono stati devastanti e non si sono costruiti e non si sono trovati quegli argini necessari. I fenomeni economici sono un po' come quelli naturali, se non sono gestiti ti travolgono. È mancata da parte dell'amministrazione comunale, secondo noi, qualsiasi programmazione, e se ci fosse stata riteniamo che non potesse essere attuata visso il continuo turnover di assessori e consiglieri che ha caratterizzato l'ultima amministrazione Concina. Noi partiamo da alcuni dati incontrovertibili. Negli ultimi 4 anni hanno chiuso 153 aziende. Gli iscritti nelle liste di disoccupazione sono nell'anno 2012 4.233, un aumento rispetto al 2009 del 34,5%. Gli iscritti nelle liste di mobilità sono circa 500, con un aumento del 36% rispetto al 2010 e del 23% rispetto al 2011. La disoccupazione rappresenta nel nostro territorio il 16,6% delle persone in età lavorativa. Numeri impressionanti ai quali non si è cercato di dare una soluzione con la costruzione di un progetto di sviluppo economico che potesse attrarre investimenti, che potesse favorire un più ampio mercato di sbocco per le attività produttive locali. Fatti incontrovertibili sono che la caserma Piave e l'ex ospedale erano cattedrali nel deserto 4 anni fa e cattedrali nel deserto sono oggi, a cui aggiungiamo purtroppo tutto il tribunale con la sua pesante vicenda. Non ci sono state quelle politiche per favorire i trasporti, per costruire festival di approfondimento culturale, per incrementare il turismo, per rilanciare il centro studi. Sono state, oggi lo possiamo dire con certezza, sono state soltanto promesse elettorali non mantenute. Il patto con Roma è stato soltanto uno slogan e una propaganda. Eravamo ultimi numeri per percentuali di raccolta differenziata e ultimi siamo rimasti. La città oggi si presenta sempre più sporca.
il risanamento di bilancio, anche qua i numeri sono sotto gli occhi, su questa vicenda l'amministrazione comunale dice e pubblicizza di aver indirizzato tutte le proprie energie, abbiamo visto anche qui passare assessori importanti con nomi molto risonanti, ma tutto si è rivelato un fallimento. Tutto a discapito dei cittadini che si sono visti innalzare i tributi al massimo consentito dalla legge, la riduzione dei servizi è sempre più forte e la vendita di alcuni beni preziosi priva la città di Orvieto di patrimoni importanti. La collettività sta attingendo ormai a risparmi pregressi, impoverendosi sempre di più. Noi abbiamo dei dati anche qui impressionanti per quello che riguarda la percentuale di utenze non pagate che negli ultimi 2 anni si è quintuplicata. In sintesi possiamo affermare che il territorio produce povertà e il governo della città assiste inerte. Noi crediamo che ci sia arrivato il momento di invertire questa tendenza, di invertire questo corso. Crediamo che ci sia bisogno di costruire una visione di medio-lungo periodo credibile, che dia delle risposte però immediate. Noi stiamo lavorando per un progetto che riguarda l'area interna del Basso Lazio, dell'Alto Lazio, della Bassa Toscana e dell'Orvietano, un progetto che contiene le strategie di sviluppo territoriale attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020. I promotori di questo percorso e di questo progetto sono le segreterie e i coordinamenti regionali del PD del Lazio, della Toscana e dell'Umbria, i coordinamenti del Partito Democratico dell'Alto Lazio, del Basso Senese e dell'Orvietano. Stiamo cercando di mettere in rete e di mettere a sistema qualcosa come 51 comuni che comprendono circa 100.000 abitanti. Questo significa recuperare un livello di autonomia, di autorevolezza, di credibilità e di forza politica che Orvieto e l'Orvietano in questi anni hanno visto sempre di più perdersi a fronte di un territorio che è stato sempre di più terra di conquista di altri territori regionali. I nostri obiettivi sono chiari, sono nuova crescita economica, occupazione duratura, attrazione di investimenti sul territorio, processo di internalizzazione del mercato interno. Su questo progetto abbiamo avviato il confronto all'interno del Partito Democratico e su questo progetto costruiremo le prossime fasi di azione politica. Abbiamo un termine temporale che è quello di costruire coalizione, liste al Consiglio Comunale e scelta del candidato a sindaco entro l'anno, e su questi appuntamenti e su questa partecipazione noi puntiamo per definire criteri e profili della coalizione, delle candidature nelle liste del Consiglio Comunale e delle candidature a sindaco. La candidatura a sindaco sarà l'ultima ad essere definita, perché crediamo che non sia e non possa riguardare soltanto una battaglia tra persone, ma il profilo del candidato a sindaco dovrà essere quello che definiremo migliore per rappresentare il progetto e la visione futura che stiamo costruendo.